Ciao a tutti ragazzi, finalmente è arrivato il momento di quel video in cui parliamo di questa categoria sociale di persone che ormai nel 2018 è bistrattata in tutte le discussioni, è stata proprio punto di discussione dell'anno anche nella politica, i politici sono contro di loro, i personaggi pubblici, alcuni sono contro di loro, alcuni a favore, molte persone li sfruttano solo per arricchirsi, concentrandoli in delle ose dove sono tutti appiccicati con un sacco di gente. Non sto parlando degli immigrati, ma degli youtuber alle fiere, ragazzi. E finalmente arriva questo video. Ci tengo, prima di parlare di queste persone, a chiarire due concetti. Il primo è che io riesco a capirli. Io mi sono messo in gioco, ho iniziato a fare video, so quanto è difficile fare video, so quanto è stato difficile per questi ragazzi farsi un culo così e nel corso degli anni aumentare gli iscritti, aumentare il range del proprio canale. Non è una cosa facile, è una cosa davvero difficile. E chi sta a casa a parlare solo perché gli rode il culo, perché quello ha più iscritti di lui e parla male, è il classico coglione che non deve neanche aprirla la bocca. Mentre quello che voglio fare io oggi mi permetto di criticare è perché vorrei un miglioramento, perché vorrei mettermi in gioco, vorrei provare a dare questi consigli, poiché è il mio lavoro quello di analizzare a livello comunicativo determinate aziende, determinate agenzie, determinate figure professionali. Quindi sappiate che prima di criticare, quando vedrete una critica, sarà fondata su una base di stima per queste persone, perché vedremo gente che ha 400.000 iscritti, 300.000 iscritti, 50.000 iscritti. Non posso fare altro che rispettare queste persone. Quindi le mie critiche saranno ricostruttive e forse alla fine comiche, ma forse. Questi sono i Poketuber che prenderemo in analisi, poiché sono quei Poketuber che sono stati validati da Nintendo Italia proprio chiamandoli sul palco della Games Week. Quindi c'era Pokémon Millennium, Francesco Cirurzo che presentava per la prima volta per intero la Games Week. Stranamente è stata l'unica Games Week a cui io non ho partecipato, quella del 2017. Ero responsabile del palco, mi avete visto insieme a Maurizio Merluzzo per tutto il tempo, ero sul palco responsabile delle console e tutto quanto. Quindi è stato un po' strano vederlo dall'esterno. L'unico che non avete visto invece alla Games Week è Francesco Pardini, ma poi spiegheremo l'errore che c'è stato per quanto riguarda Francesco Pardini, perché comunque adesso Nintendo si è accorta di quanto è importante il competitivo, di quanto Pardini sia importante in quanto produttore di contenuti numero uno al mondo per quanto riguarda il VGC e Pokémon competitivo. Wolfie Click, Iron Zhang gli suciano le mazze a Pardini, per intendersi. Quello che andrò a fare adesso è analizzare a livello semplice i loro canali, perché sono tanti, sono 7. Andiamo a analizzare i loro iscritti, le views che fanno settimanali, ad esempio su Let's Go, tutte queste cose. Andiamo a vedere quali sono i video con più views, analizziamo i contenuti, andiamo a definire che tipo di pubblico hanno e quindi quanto è importante questo pubblico, quanto è trasformabile un pubblico in guadagno o comunque in qualcosa di costruttivo, perché è inutile magari avere 100 milioni di iscritti e poi in realtà i video mi riguardano in 10 punto, non 10 milioni, quindi è orribile un rapporto troppo distaccato per quanto riguarda utenti attivi, utenti iscritti, ma vedremo intanto, andiamo ad analizzare. Il primo è Federic con 395.000 iscritti e la sua ultimissima, nuovissima serie su Pokémon Let's Go, che sta facendo dai 30.000 ai 20.000 click per video. Cosa molto importante perché comunque possiamo vedere che la media di Federic è abbastanza varia. Ci sono i 30.000, i 20.000 di views, sicuramente in una rubrica come Pokémon Let's Go è molto difficile riuscire ad avere views alte ad ogni video. Vedete che stanno calando dall'inizio verso la fine, è una cosa normalissima. Il secondo è Tuberanza con 308.000 iscritti e un canale non dedicato solo ed interamente ai Pokémon e ogni tanto a qualche spacchettamento come quello di Federic. Ma è un canale molto vario, c'è cioè addirittura Fortnite, il gioco di My Hero Academia. Dunque, non è solo un canale di Pokémon, nonostante Tuberanza, insieme a Federic e a Pokémon Millennium, siano stati gli unici tre
mandati nella sede londinese di The Pokémon Company International per andare a provare in anteprima Pokémon Let's Go. Quindi è molto strano che sia stato scelto uno youtuber così diversificato, non solo su Pokémon, ma proprio anche con Fortnite, con il gioco di My Hero Academia, vediamo Dragon Ball, Red Dead Redemption. Ci sono un sacco di reaction, quindi è un po' particolare questo canale. Ovviamente, dal momento in cui separi i contenuti e hai dei contenuti, su una cosa e poi su un'altra e poi su un'altra ancora, sono diversi i risultati e si rischia di frazionare quelli che sono i nostri iscritti. Quindi magari sì, sono 308.000 iscritti, ma gli iscritti di Pokémon magari sono 200.000, gli iscritti o 150.000, gli iscritti di Fortnite sono l'altra metà, quindi insomma è abbastanza difficile. In ogni caso, come canale è abbastanza buono, 20.000-30.000 di range di views. E adesso invece passiamo al terzo della triade. Il terzo che prendiamo in considerazione è ovviamente Dlarz. Ed se devo essere onesto, è quello della triade che seguo più di tutti, con 245.000 iscritti. Eccolo il quale ha preso in mano tutti gli spacchettamenti, ma non solo gli spacchettamenti, gli unboxing e tutto quanto concerne il Pokémon Card Game. È una cosa molto importante perché seppur per alcuni utenti lo spacchettamento è considerato come un contenuto di serie B, in realtà io vi devo dire che lo considero molto, non tanto per la qualità del contenuto, ma quanto per la potenza di spingere un mercato e la potenza di una persona sola di spingere all'acquisto 240.000 persone di bustine. Ricordo che Pokémon fa molti più soldi di bustine e di spacchettamenti e di pupazzi piuttosto che di videogiochi. Quindi, innanzitutto va detto che Dlarz sposta un sacco l'economia, forse molto di più dei propri colleghi con più iscrizioni, ma andiamo a vedere appunto la media delle visualizzazioni, sono circa 20.000, 15.000, 20.000, 21.000, insomma, leggermente sotto o in pari a Tuberanza, poco sotto a Federic Ita. A differenza di Federic, Dlarz fa quasi solo spacchettamenti, mentre ogni tanto gioca ai videogiochi. Federic invece fa l'opposto, Let's Go, Pokémon Go, in Nuzlocke e poi ogni tanto qualche spacchettamento. Il quarto canale, ma solo di ordine, che prendiamo in considerazione è quello di Pokémon Millennium, che in realtà sarà un po' come la perfezione per quanto riguarda questo video, ovvero renderemo Pokémon Millennium come un esempio a cui gli altri canali devono guardare, poiché nonostante sia con meno iscritti rispetto ai propri competitor, Pokémon Millennium con 168.000 iscritti sta, diciamo, macinando per quanto riguarda visualizzazioni un bel po', poiché qui vediamo un sacco di live con 40.000, 24.000, insomma, le live stanno andando anche molto bene, se devo essere onesto, e hanno più visualizzazioni, probabilmente di quelle di Federic e Tuberanza, cosa molto importante. Inoltre vediamo che alcuni video di non alcuni, in realtà, alcuni video di Pokémon Millennium hanno 80.000, 110.000, 60.000, ok, 59.000, 51.000, insomma, i contenuti che non sono spammati giorno dopo giorno, ma che sono lunedì, mercoledì e venerdì, penso, se non sbaglio, insomma, raggiungono i 50.000 visualizzazioni, 60.000 visualizzazioni, 80.000 visualizzazioni. Questo significa che gli utenti attivi di Pokémon Millennium sono tantissimi e non hanno magari un rapporto di 400.000 iscritti, 30.000-40.000 visualizzazioni, ma che sarebbe comunque di 10%, ma hanno da 160.000 a 80.000 views, vuol dire il 50% degli utenti attivi. Questo poi si va a riflettere su tutte le iniziative economiche che fuori da YouTube Pokémon Millennium fa, perché se hai il 50% degli utenti attivi, è ovvio che se devo fare un viaggio, o se devo fare una raccolta fondi, o se devo fare un progetto come il Mondiale Pokémon, queste persone siano più spinte a seguirmi in queste nuove iniziative. Quindi, ovviamente, se io vado a fare, come hanno Pokémon Millennium, i viaggi in Giappone,
ho la sicurezza che le persone sono davvero affezionate alla mia figura, al mio canale e tutto quanto. Si possono fidare di queste cose di me perché hanno visto un sacco di qualità nei miei video e hanno potuto capire che tipo di persona sono e quindi posso monetizzare all'esterno di YouTube molto più facilmente di tutti gli altri. Ed è per questo che secondo me, secondo le mie stime, Pokémon Millennium guadagna molto di più rispetto agli altri Poketuber, ma proprio per un'organizzazione, per una serietà del business che trapela a ogni singolo video, poiché anziché spammare un video al giorno, i video che sono scritti da Pokémon Millennium hanno un copione ben studiato, hanno un montaggio davvero davvero dettagliato. Inoltre Pokémon Millennium ha fatto un sacco di iniziative come il mondiale, ve lo ricordate? O semplicemente il torneo di lancio di Smash Bros. Queste sono iniziative che potrebbero, sì, per un occhio inesperto danneggiare il canale, quando invece è l'opposto, poiché aumentano l'autorità del tuo canale, aumentano la fidelizzazione. Far vedere un campione del gioco che stai analizzando fa sì che la gente abbia voglia di mettersi in gioco e di giocare. Inoltre fa vedere che tu sai chi è il campione, ti affili a persone che hanno una serietà, che ti danno magari il bollino della sicurezza. Diciamo che una grande idea di Pokémon Millennium è stata quella di affiliarsi a Francesco Pardini. Si sono scambiati, Pokémon Millennium ci ha messo un sacco di utenti, Pardini gli ha dato il bollino ufficiale del campione nazionale che sceglie tra i vari canali YouTube quello più adatto con cui collaborare, e insomma, anche questo è voluto dire. Tutto l'affezionamento che c'è nei confronti di Pokémon Millennium è derivato dal sudore, dagli approfondimenti e dai contenuti che Pokémon Millennium ha portato. E adesso c'è lui perché, nonostante abbia solo 32.000 iscritti, Francesco Pardini è a tutti gli effetti il creatore di contenuti VGC più forte al mondo. Non c'è nessuno, anche di americano, di giocatori VGC che fanno questi numeri. Guardate, 21.000 visualizzazioni, 21.000 visualizzazioni per un video di VGC. Questa è una cosa clamorosa, è una cosa che va sottolineata perché Francesco Pardini ha un sacco di utenti attivi, ha un sacco di utenti che lo seguono, più del 50%, circa il 70% degli utenti di Francesco Pardini sono attivi, quindi questo lo rende. Cioè, guardate, alcuni video hanno le stesse visualizzazioni di alcuni video di Lars, quindi vorrei dire, o di Tuberanza e gli altri. Quindi vorrei dire che comunque è una persona che va considerata, che andava e probabilmente a ogni nuovo evento sarà invitata da Nintendo. Ecco, c'è stata semplicemente una svista probabilmente del community manager a non invitare Francesco Pardini, nonostante il community manager in questione fosse la stessa persona che nel 2015 arbitrava la finale che Francesco ha vinto del nazionale. Pensate, la persona che si è scordata di invitare Pardini alla Games Week era la stessa che stava facendo da judge alla finale del 2015 di Pardini, il che fa abbastanza ridere. Ma passiamo agli ultimi due. Il penultimo che andiamo ad analizzare è Frozen, 51.948 Ebbene sì, il giorno è finalmente iscritti, arrivato. però c'è da dire una grande cosa, perché i primi video che ci stanno apparendo davanti hanno delle views davvero basse. Se devo essere onesto, le views del mio canale sono maggiori. Davvero. Quindi, questo perché Frozen è l'unico che ha il carattere per andare avanti con solo ed esclusivamente giochi di Nintendo Switch. Quello che mi ha fatto scattare è vedere una persona con il tasso di utenti attivi, insomma il tasso di trasformazione così basso, vedere ospite alla Games Week, mentre persone come Francesco Pardini che stanno facendo la storia del mondo Pokémon competitivo invece non erano state chiamate, ma in realtà va detto che Frozen è l'unico in Italia che spinge solo la Switch. È l'unico
che ha questo ruolo. E quindi per l'azienda è importantissimo, perché c'è uno youtuber serio che si pone in maniera giusta per le dinamiche aziendali, che presenta ogni tipo di gioco o comunque i giochi su Nintendo Switch. Quindi diciamo che è l'unico. Questo gli gioca da grande bonus, perché comunque c'è il fattore della scarsità, ovvero se c'è un tipo di argomento per il quale i creatori sono scarsi e non ci sono, essere l'unico ti dà un grande vantaggio. Essere il primo, essere l'unico, le persone iniziano anche ad amarti proprio perché sei l'unico a fare quello che fai. Quindi è un ottimo canale questo, purtroppo le views sono davvero basse. Bisognerebbe investire su magari altre cose, un cambio di direzione per quanto riguarda i contenuti di Switch, che purtroppo però in Italia stanno trovando qualche difficoltà a salire per il classico stereotipo culturale Nintendo da bambini, eccetera, eccetera. Anche se è da deficienti pensarla così, purtroppo è ancora un po' così in Italia, ma faremo tutto il possibile per trasformare questa situazione. E l'ultimo è Freak con 43.504 iscritti. Qua la situazione è simile a quella degli altri. Diciamo che Freak è più vicino a Federic95 Ita, perché comunque, se non ricordo male, nel 2017, mentre ero responsabile dello stand di Lucca Comics and Games di Nintendo, avevo addirittura Freak e Federic insieme a commentare le partite di Smash Bros. Ovviamente Federic si è rifiutato di tenere in mano il microfono, quindi ho dovuto mettere un animatore del mio team a fare la commentary. Ma insomma, bando alle ciance, Freak vediamo che produce un sacco di contenuti. C'è Yokai, Blasters, questa roba, Pokémon Let's Go, il gioco di My Hero Academia, Inazuma Eleven. Quindi anch'esso è molto simile per un certo punto, per un certo motivo, a Frozen, perché comunque fa tanti giochi, sempre Nintendo se non sbaglio, non tutti però, perché vedo comunque un Goku, ma insomma è anche simile a Tuberanza per quanto riguarda la varietà. E ovviamente separando, come ho detto prima, i contenuti in questa maniera, è ovvio che i click siano bassi. Infatti vedete che comunque come click è molto simile al mio come canale. Quindi questi sono i risultati: un Federic che ha il 10% di utenti attivi, un Tuberanza che ha 9-10% di utenti attivi, un Dlarz che ha il 10% degli utenti attivi, Pokémon Millennium 50%, il Pardini 50-70%, Frozen 6%, ma abbiamo detto che la difficoltà le sta trovando in realtà chapeau a Frozen per quello che fa. Freak 10% di utenti attivi. Ora c'è anche da definire abbastanza il target di questi youtuber, perché ad esempio Federic, Tuberanza e Dlarz, quando comunicano, non voglio far vedere i loro video per motivi di copyright, non voglio rubare i loro contenuti, perché comunque contenuti sono a prescindere. La loro dizione, la loro masticazione, il loro modo di comunicare è palesemente targettizzato ad un pubblico più piccolo del mio, di quello di Pokémon Millennium e di quello di Pardini. Parlano molto chiaramente, amici. Ciao a tutti i Pokémon allenatori. Oppure benvenuti nel canale di Tuberanza. Oppure ciao a tutti ragazzi, qui è Dlarz e adesso oggi andremo a spacchettare. Insomma, quel tipo di comunicazione che in realtà reputo abbastanza vincente, perché comunque guardate, questi ragazzi da soli, nessuno li ha mai aiutati, si sono fatti il culo da soli, sono migliorati da soli nella comunicazione ed è una comunicazione ottima per il loro target. Cazzo, sei ottima, c'hanno 400.000, 300.000 e 250.000 iscritti. Chapeau ragazzi, bravissimi. Avete raccolto un sacco di utenza. Il problema qual è? Secondo me, che comunque il vostro target è un po' suscettibile. Quindi quello che dovreste fare è riuscire a fare qualcosa che tuoni, no? Avete presente Haters in Italia di FabiJ, che lui spiegava essere come quel video con cui vivi di rendita? Ecco, dovreste fare una cosa simile, perché nel corso degli anni siete su YouTube da tantissimo tempo, siete dei professionisti ormai, avete
calcolato, avete raccolto un tot di persone che prima gli piaceva quella cosa, poi l'interesse dell'utente è calato. Quindi io fossi uno di questi tre, prenderei esempio dal modello di Pokémon Millennium. Come? Aumentando comunque la persuasione di tutti quelli che si sono già iscritti. Ora io vi cito un professore americano, uno dei professori per quanto riguarda la persuasione più conosciuti e scientificamente corroborati al mondo, si chiama Robert Cialdini, ha scritto un libro, Le armi della persuasione, vi consiglio, e identificava 6 o 7 dinamiche per cui la gente veniva persuasa. Vi faccio un esempio. La coerenza, no? Se io sono uno che compra sempre le carte Pokémon, se te mi dici, oh guarda, c'è un nuovo pacchetto, per coerenza tendo a comprarlo. La scarsità, che l'ho citata prima, se c'è un solo pacchetto in tutta la città, ti pare che non me lo compro, poi non lo trovo più, è fondamentale quel pacchetto. La riprova sociale, vedo che c'hai 400.000 iscritti, mi iscrivo anch'io perché vuol dire che il tuo canale è buono. Ok, quella è una riprova sociale. L'autorità, Francesco Pardini, doppio campione nazionale, tutti iscritti, tutti guardano quello che dice, anche se poi vabbè a livello comunicativo è molto forte perché Wolfie Glick ha vinto il mondiale col cavolo che può essere lontanamente equiparato a Francesco Pardini, eccetera. Ci sono anche altre dinamiche, ad esempio trovare un'identità in comune, ma quella ad esempio è il Pokémon, il giocatore di carte e tutto quanto. Però comunque andare ad approfondire per quanto riguarda proprio un'identità comune. Io lo sto facendo, magari facendo i video di reazione in rage contro alcune cose, perché proprio condividere l'identità con qualcuno ti ci lega. E non è una persuasione del tipo, ah, ti frego, ma è una persuasione vera, è una persuasione che convince di una cosa vera ed è giusta, forse. Un'altra maniera per aumentare l'attività degli iscritti è la reciprocità. Vi faccio un esempio. I miei iscritti, quando faccio un video sul metagame Pokémon, è come se ricevessero un regalo da me. Cioè, arrivo io e ti dico, guardate, queste sono le squadre, te le definisco, ti faccio il video col top player dicendoti con chi perdi, con chi vinci, qual è il team più forte, ti faccio un'analisi. Te, che ricevi questo contenuto, ti senti regalato di un contenuto, cioè qualcuno che ti sta dando una guida per fare qualcosa. Quindi la reciprocità, che è alla base del comportamento umano, antropologico, se te mi dai qualcosa, tendo a darti qualcosa io in cambio. È proprio uno scambio, su questo si basano le società odierne degli umani. Gli umani, grazie a questo principio, hanno potuto evolversi in una società così complessa. Quindi fornire dei contenuti utili, che sono le persone che sono in grado di riutilizzarle nelle conversazioni quotidiane, è una grande forza per quanto riguarda il content creator. Poi infine, ovviamente, è quella che in realtà penso ogni tuber abbia alla propria, è la simpatia, cioè una costruzione di un legame di simpatia, ma anche di similitudine, ok? Quindi magari vestirsi in maniera simile, essere belli o pettinati bene, avere una bella camera, avere, insomma, stare simpatici, essere belli alla vista, e comunque è qualcosa che tutti in questo canale hanno. E tutti in questa analisi hanno, e niente, ho detto a livello proprio professionale su cosa mi baserei per questi tre. Vediamo questi due, perché questi due sono in difficoltà. A questi due servirebbe non un featuring fatto a caso, ma servirebbe investire sulla propria autorità principale, su autorità e identità. Quindi andare a fare qualcosa di approfondito, che ti dia un'autorità, tu sei l'unico che riesce a approfondire quella cosa, che ti dia un'autorità di guarda quel tizio, è il tizio serio che si mette a andare in fondo alle cose. Ovviamente adesso ad esempio Frozen ha un'autorità di essere l'unico a fare Nintendo Switch, chapeau, però diciamo che serve qualcosa di più altisonante. Ad esempio io sono uno stronzetto con 3.600 iscritti, però i miei video hanno quasi tutti 3.500 views, alcuni 4.000, alcuni 8.000, alcuni 2.000. Perché? Perché grazie a Pokémon Millennium e Pardini sono conosciuto.
perché ho fatto lo streaming dei mondiali con Millennium e Pardini da 3 anni di fila, quindi grazie a loro le persone già mi conoscono, ho un'autorità, sono quello dei progetti, sono quello che c'ha il record italiano per utenti connessi contemporaneamente a un evento di sports online insieme a Sidonia. È grazie a lui che ho questo record. Però cazzo ragazzi, c'ho un record italiano, quindi è normale che il mio tasso di conversione sia così alto. Io ragazzi ho un tasso di conversione che è quasi il 100% proprio per questo. Quindi se fossi Frozen e Freak punterei a non cambiare i contenuti, ma a fare qualcosa ogni tanto che faccia parlare di loro in maniera autoritaria, o che qualcosa che faccia uscire fuori la loro identità. Perché se preso Frozen e Freak non mi viene magari un'idea come gli altri 5. Tuberanza, oh, mi possono far schifo i suoi contenuti, mi possono piacere i suoi contenuti, può essere scarso come la fame, perché lo è, ma sta migliorando, lo dice anche lui in realtà, quindi onestissimo. Non mi piacciono i suoi contenuti, però ha un suo stile. Ciao a tutti ragazzi, è Tuberanza, capito? Il carattere di Tuberanza è venuto fuori con gli anni, è quello che, nonostante nell'intervista a 3 di Dlatz, Tuberanza e Fedrick fosse di un fanbase di Pokémon, Tuberanza parlava scherzosamente delle dimensioni del proprio pene, quindi giusto per battuta, che è diverso dagli altri. Federic e Draz sono più ovattati, Tuberanza è un pochino più graffiante, no, per quanto riguarda la comicità, quindi viene fuori, ma ok, è già diverso perché comunque sono da anni che questi ragazzi fanno video. Però ecco, quando vedo Sidonia vedo l'autorità di un tizio che studia avvocatura, e non sto sbagliando termine, si dice avvocatura seriamente, che quando fai video ragazzi fa come se fosse il lavoro di un avvocato, raccogliere prove, quando fa una teoria, no? Raccogliere prove, le mette insieme, prepara una arringa per convincere la giuria. La giuria chi è? Sono gli iscritti e coloro che guardano il video di Sidonia. Quindi per dirvi, Francesco Pardini è il signor campione nazionale 2 volte. Non c'è nessuno che ha vinto 2 nazionali se non Pardini, Marcus Tatter e forse Sejumpa, cioè nel senso, ok, Federic, guardate là, c'ha l'autorità di essere il primo, c'ha l'autorità di fare i video di Let's Go, eccetera. Quando invece si parla di Dlatz, Dlatz è tanta roba, perché, oh, gli spacchettamenti che fa Dlatz, guardate gli spacchettamenti di Dragon Ball, è quello che spinge l'economia. Dlatz spinge l'economia, ragazzi, ma spinge come un fabbro. Quindi, ricapitolando, bisogna aumentare la percentuale degli utenti attivi, bisogna prendere un altro tipo di target, o meglio allargare il target, o meglio raddoppiare il target, mantenere quello che hanno adesso e andare a cercare a costruire un fan base più matura. E come si fa una fan base un pochino più matura? Con le collaborazioni, con l'autorità. Chiamate Pardini, chiedetegli, facciamo un video insieme. Cioè, vi faccio un esempio. Ai Caterpi, Alessandro Cremascoli ha vinto 2 volte il nazionale di carte italiano. È come il Pardini per le carte. Ovviamente, vabbè, il Pardini ha un talento innaturale, cioè naturale, innato, per quanto riguarda la comunicazione. Ok, ma Cremascoli, ai Caterpi, ha fatto 12 mondiali. Abbiamo un bicampione nazionale che ha fatto 12 volte mondiali, si è qualificato 12 volte mondiali. Cosa aspettate a fare collaborazioni con lui? Perché dal momento in cui collaborate con Cremascoli e lo boostate, avete innanzitutto un punto del network in più che vi fa stare più, diciamo, solidi. Inoltre andate a attirare quel pubblico che ormai è sopito, lo attirate col competitivo. Guardate che figo il mazzo di Cremascoli, tutto sbrilluccicoso, è competitivo. E intanto, ho 400.000 iscritti e 40.000 o 20.000 stronzi gli viene voglia di fare il competitivo. Fate un gruppo Facebook per il competitivo di carte o per le liste. Collaborate guida per i nabbi. Investite su quello che può essere la community per tenerla attiva. La community si tiene attiva anche da sola, basta dargli i mezzi, accendere quel fuocherello che gli viene voglia di giocare, come ha fatto Pardini per il videogame. Basta farlo anche con Cremascoli. Cremascoli è assurdo che abbia solo 400 iscritti, e quando l'ho trovato io ne aveva 200 e l'ho boostato, e ora c'ha quelli che ha,
anche perché gli ho fatto un po' di pubblicità. Ma pensate cosa potrebbe accadere in questa community se questi tre, o meglio, Lars e Federic, iniziassero a collaborare con Alessandro Cremascoli. Verrebbe giù tutto. Perché comunque, sì, ok, nel videogame c'è una situazione particolare in cui abbiamo i maggiori top player. Ma anche in carte, ragazzi, non c'è solo Cremascoli. C'è Simone Soldo, per dirne una, gente fortissima. Ma anche tutti gli altri che non conosco personalmente, ma che sono delle bombe. Cioè, in Italia c'è una cultura delle carte che è immensa. Quindi collaborate con loro, fate questi eventi, streamate, non lo so, i mondiali di carte come ha fatto Saidonia, perché no? Fate un sacco di soldi, fate un sacco di autorità, fate un sacco di identità comune, mettete voglia alla gente di giocare, di mettersi in gioco, di seguire, fate delle guide che sono utili, ok? Fate dei video su qualcosa che può far parlare la gente e che può far condividere agli amichetti i vostri video. È questo che consiglio per aumentare gli utenti attivi, è l'unica cosa, e soprattutto fate uscire il vostro carattere, che sicuramente verrà criticato come lo è il mio, come lo è quello di chiunque altro, ma soprattutto quando fate uscire il carattere siete sicuri che la gente che rimane è davvero fidelizzata. Non abbiate paura di perdere iscritti, perché dal momento in cui perdete 1000 iscritti che sono inattivi completamente, vi aumenta la percentuale il tasso di conversione e la percentuale degli utenti attivi. Spero vi sia piaciuto il video, non c'ho voglia di insultare nessuno oggi in realtà, sono molto costruttivo oggi, sono molto aziendale e poco gala, quello che ho da dire l'ho già detto, anzi finisco con, cazzo, una reazione è possibile avere una community di bimbetti, porca troia, ci vedo la gente dice che Pokémon è da bimbetti, facciamo i contenuti per i bimbetti, è normale, iniziamo a collaborare insieme, facciamo una community, cazzo, solida! Di gente maggiorenne, oh, i maggiorenni hanno la cazzo di carta di credito per spendere, ragazzi, smettete di fare gli spiccioli, facciamo i soldi seri tutti insieme, dai, andiamo, bimbetti di merda, quanto vi odio, bella lì, ragazzi.